Allora, il mio personaggio è quello di Anna, che potrei definire una gatta morta, nel senso che è tutta molto carina, molto attenta, la classica donna anni 50, la casalinga frustrata, insomma, in poche parole, attaccatissima al figlio, quindi le classiche madri appiccicate al figlio, che però nasconde molti scheletri nell'armadio. Infatti la cosa bella di questi personaggi è che sono tutti molto cattivi, cinici, falsi, ipocriti, sono delle persone veramente terrificanti, direi, però sono umane, nel senso che sono reali, sono molto vere. Ed è un personaggio che mi piace moltissimo. Beh, io ogni volta che faccio un personaggio qua mi innamoro giustamente del personaggio che sto portando in scena, perché è divertentissima. Cioè, fa così orrore, ma nello stesso tempo ha come battute, come cose molto, molto divertenti. E quindi Anna forever.